Ma qui? Ma sta novità qui? Che cavolo è? Oh, tutto bloccato, boh. Cioè, ma io non lo so, ma si può bloccare? Perché questa roba qua è permanente, cioè c'è il cemento qua ci ha messo. Ci sono i blocchi di cemento qui, tutte le grate, ma che cavolo è successo? Ah, boh. Qua ci sono tracce che sembrano anche abbastanza fresche qua, quindi qualcuno è andato via di recente, per forza. Che dici, zio? Tu hai sentito qualcosa? Ma mi sembra tutto un po' strano, cioè qua chiudono da un giorno all'altro senza spedirci niente, Ma noi che infatti, siamo anche vicini, insomma. no, qua dobbiamo chiamare per forza, chiamiamo il comune, cioè, perché i vigili, qualcuno, perché non è che si può ragionare così. Aspetta che io scavalco, No, aspetta. no, stai fermo, non scavalcare, magari ci sono telecamere qua, non si sa mai. Da un giorno all'altro ha messo sta roba qua, figurati se non hanno messo altri furti e telecamere anche. Quindi figuriamoci. Allora, comune. Vediamo se risponde qualcuno. Dice, per le emergenze chiamare questo numero qua. Però non risponde nessuno. Pronto? Ufficio emergenze. Salve, sono Alessandro dell'AgroLogistic GmbH. Sì, salve. Salve, ascolti, ma noi siamo i proprietari della farm che c'è a Hof Bergman. Sì. Nella frazione di Hof Bergman, però ci siamo trovati qui delle grate, cancelli. Ma che cavolo è successo? Vai, fino a ieri non c'era niente qua. Che cavolo è successo? Noi abbiamo avvisato che c'era il blocco Aspetti, della strada. aspetti che la metto in viva voce così sentono anche i miei colleghi. Ci sono qua due miei colleghi, aspetti, eh. Ok, vada, vada, parli pure. Allora, noi abbiamo detto che c'era un blocco, abbiamo avvisato tutta la cittadinanza che c'era il blocco della strada lì. Quando avete avvisato? Mi scusi. Avete Abbiamo mandato email su email. mandato delle PEC per caso? Sì. Zio, hai controllato le PEC? Vabbè che tu non sai Ah mai. beh, Non so. Non sai. non Beh, sì, aspetti che ho detto dei paroloni troppo difficili e il mio collega si è impaurito. Comunque, io controllo tutti i giorni la nostra casella PEC e non abbiamo visto niente. Mi sembra strano. abbiamo avvisato perché lì ci sono degli alberi da togliere perché sono pericolanti. E E quindi c'è nel senso. questi alberi andrebbero distrutti, completamente distrutti dalla macina, diciamo. Distrutti dalla macina. No, allora, qua Sì. ci sono un po' troppe informazioni. Allora, per prima cosa, quanto tempo più o meno serve? Perché qua non avete. Ho visto che avete messo i cartelli di pericolo. Però non divieto d'accesso e tutto, però non c'è il cartello quello lì con durata di inizio dei lavori, fine dei lavori, DP vari, non c'è un cavolo qua. Stiamo aspettando che arriva, diciamo, la macina dal posto dove già. Siccome c'è una macina per tutta la Germania. Addirittura. Sì. Stiamo aspettando che arriva giù la macina qua off ferma. Ma Io comunque sto in giro, se volete vi raggiungo così sì, per vi do favore, che sì, spiegazioni. per favore, sì, perché qua urge qualcosa, per forza, assolutamente. Ok, arrivo. Va bene, a dopo. Salve, salve. Arrivederci. Salve, salve. Cioè, ma questi qua ci chiudono la strada così all'improvviso. Ma e poi mandare l'invito per email? Cos'è Sì. sta roba? La PEC è la posta elettronica certificata, zio. È tipo una raccomandata, però sul computer. Ah, corpo di bacco. Ma mandare per posta costa tanto? Ma la posta è più lenta. Con la PEC fai prima, perché è un'email. È una posta elettronica. Quindi fai prima, Ah. fai. Ma se la mandava per posta almeno accendevo il fuoco il giorno dopo, no? Mi sa che qua però se accendiamo il fuoco con questa comunicazione qui. Ma una volta che lo sai vai via tranquillo, no? Ho Se mai non capito. mi mandano la posta io non so niente. Dov'è? Guarda, Ah, mo'. mi sa che è lui. Si parla di pecche, pacche. Paccheri anche. Sono buoni i paccheri. Salve. Mi hai fatto venire fame. Anch'io, è quasi ora di pranzo tra un po'. Salve. Salve, Pronto? buongiorno. Non parla, sto tipo. Non parla. Ma io. Mi sa che non è un Eccomi. buongiorno. Ha richiamato lui poco fa. Sì, siamo noi. E niente, ci vuole spiegare un attimino qui ancora un po' meglio la situazione. Adesso che cavolo dobbiamo Allora, fare noi qua? noi abbiamo fatto questo perché adesso qui dobbiamo fare allargare la strada e sicuramente
dobbiamo fare dei lavori di messa in sicurezza degli alberi, come stavo dicendo prima per telefono. Non ho capito. Sì, ma lei lo sa comunque che la praticamente intanto possiamo entrare un attimino, visto che c'è lei, se ci possiamo un attimino entrare a fare una supervisione del luogo. Sì, ma state, seguitemi almeno, Va bene. seguitemi. Sì, perché comunque appunto noi qua ci dobbiamo lavorare qua vicino, quindi cioè, siamo vicini alla nostra proprietà qui. Stai qui, Emanuele, non Ci allontanarti sono, per perché sennò. esempio, gli alberi che sono pericolanti e dobbiamo completamente eliminare, altri malati. Ma scusi, Quindi. allora noi qui comunque siamo passati fino a poco tempo fa e non mi sembrava così tragica la situazione. Possiamo andare un attimo fino in fondo per vedere, mi fa vedere un attimino, perché noi in fondo alla strada praticamente c'è la nostra farm. Così Ma almeno capiamo un attimino com'è la situazione qua. Porca miseria qua. Cioè, quindi tutti questi alberi qui devono essere tolti? no, non tutti, alcuni. Ci sono, li abbiamo segnati, quelli che devono essere tolti li abbiamo segnati. Quelli più urgenti, tipo. Sì. I più urgenti di tutti, che sono pericolanti in Ah, tipo qua tutti i sensi. dove avete messo qua il nastro, per esempio. Sì. Ah, ho capito. Questi qua, ah, ecco, Questi, vedo. eccoli. Uno è questo. Questo qua avete segnato, Sì. vero? Questo è proprio pericolante. Abbiamo fatto le sondaggini nel terreno e potrebbe cascare da un momento all'altro alzando le radici proprio. Porca miseria. Anche questo qui, allora. Questo che c'è qua dietro, qua. Avete segnato anche questo? Sì. Quindi il tempo che Quello là in dobbiamo fondo pure. fare i lavori, sì. Dobbiamo fare i lavori, il tempo che togliamo gli alberi e poi riapriremo tutto. Perché noi appunto, noi come vede qua c'è il recinto della nostra. Di tutto ciò che è nostro qua praticamente. Anzi addirittura qua Ah. avete un attimino sforato, ci avete rubato qua un pezzettino di staccionata qua. Insomma, il caso è urgente, quindi i lavori sono urgenti. Va bene. Ma mi scusi, cioè io adesso non è che voglio fare il superiore o il brillante, ma sti alberi qua invece che portarli al macero, o comunque che devono essere distrutti, non è che potremmo recuperarli? Diglielo anche lui, zio Emanuele, diteglielo anche voi. Visto siamo qui anche vicini, sarebbe anche un nostro piccolo dovere liberarci di noi dagli alberi, no? Esatto. Tanto a voi non costa niente perché voi il trasporto ce ne occupiamo noi. Gli alberi ce li prendiamo noi, così voi non dovete pagare nessuno per il trasporto e quindi potete. Anzi, se vuole, se c'è anche l'attrezzatura noi ci offriamo. Noi comunque, come può vedere, siamo tutti dei professionisti, abbiamo tutti i permessi e tutto. Quindi possiamo farli anche noi. Tutto il materiale, nel senso. Se lei ci lascia, noi adesso abbiamo già depositato in comune tutti i documenti per richiedere un'ispezione sanitaria di un caseificio. Da lì potete risalire tutta la nostra storia, vedere chi siamo, chi non siamo, i mezzi che abbiamo. E i mezzi forestali ne abbiamo perché noi ci appoggiamo un'azienda Allora, di se voi magari avete i mezzi Stapenbach. forestali, siccome noi abbiamo noleggiato la trincia per, diciamo, per distruggere gli alberi, quelli segnati, i due alberi segnati, però se volete voi, io fermo l'ordine della trincia Ma sì, perché appunto non e so se appunto ci lei deve pensate voi. chiedere se deve chiedere autorizzazioni, cose, ci faccia sapere. Noi siamo qua comunque, ce ne possiamo occupare tranquillamente noi. Io in ufficio ho già la pratica pronta per la richiesta della trincia. Veda lei, nel senso, ci faccia sapere, insomma. Sì, io adesso vado in ufficio e parlo con i colleghi. Poi in caso vi richiamo io più tardi. Dai, va bene, torniamo allora di Sì, là. Perfetto. torniamo fuori che è meglio. Ah, bene, bene ragazzi, allora. Tra poco dovrebbe telefonarci il tipo là della volta scorsa, là del comune, no? Intanto che arriva, io ho già avvisato Michael, che mi ha subito detto che un operaio si è già portato là al macchinario per tagliare la legna. Ah, Però ottimo. soltanto per oggi, eh. Ah. Aveva un cantiere in fretta, soltanto oggi ce lo lascia, dopo se lo deve portare via perché sennò ha i suoi lavori, quindi solo oggi è disponibile. Vabbè, dai, vediamo cosa riusciamo a combinare, dai. Beh, vabbè.
Vabbè. Aspettiamo, che sento già qualcuno che mi chiama. Pronto? Pronto? Ah, salve, Salve, sono l'operaio. funzionario del comune, sì. Sì, funzionario. Sì, va, metto viva voce così anche Ok. lei. Salve, salve, buonasera, buongiorno. Salve, salve, salve. Dica. Allora, guarda, vi do la via libera per cominciare i lavori voi. Oh, bene, bene. Bene. E mi raccomando, se avete un trattore stradale, Sì? portatelo perché lì abbiamo un cavo noi e tutti i mezzi nostri. E se vi serve, lì c'è anche Semirimorchio. un semirimorchio per legna. Ah, bene, bene. Ah, ottimo. Come ci organizziamo? Ci dà l'indirizzo lei Ma ci o... possiamo anche incontrare, vi accompagno io al nostro deposito. Ah, perfetto, perfetto. Eccoci arrivati. Perfetto. Beh, ho tutto un capanno del comune. Una parte. Ah, capito. Ok, perfetto. Ecco qua. Porca miseria, un Lamborghini. Un Vabbè, va. Mack. Si tratta bene il comune di Hofbergmann qua, eh. Ma era meglio il friend di quel tipo là. Bah, non lo so, sai. Sì, Però non è brutto, eh. Poi è sì, nuovo, guarda. sì, è nuovo, però. questo è il semirimorchio che vi dicevo prima per telefono. Perfetto. Questo qua rosso che cos'è, mi scusi? Dov'è? Ah, è un verricello. Ah, non si Un vedeva. varicello, sì. Ah, bene, bene. Va bene, niente, quindi noi ci possiamo prenderci allora questa attrezzatura e poi cosa Sì, facciamo? Gliela prendete quello riportiamo? che servite e poi la riportate qui. Vi lascio le chiavi del capannone. Perfetto, le lasci al mio responsabile lì, lo zio Gustavo, le lascio pure a lui, che le tiene lui. Eccomi Ecco qua. qua. Oh, grazie, grazie. Va bene. L'importante è che poi non le perda al bar. Infatti, se le giochi al bar. Va bene, dai, niente, Vi lascio, allora, buon lavoro. perfetto, noi cominciamo allora a caricarci un po' di legni. I legni, quelli Ok. là pericolanti, proprio eliminiamo quelli là che sono i peggiori per ora. Ok, mi Grazie, raccomando, buon lavoro. grazie anche a lei. Arrivederci. Buongiorno, buongiorno, arrivederci. buongiorno. Niente, ragazzi, agganciamoci tutto, portiamoci tutto e andiamo. Cominciamo ad andare, dai. Ah, bene. Allora, mi sa che sto qua. Questo qua parte, troppo qua. E mettiamo giù il Deutz, lo lasciamo giù e prendiamo qualcuno si prende il Lamborghini. Un po' di prove dei freni, ragazzi, qua che non mi ricordo la strada. Ok, perfetto. Ah, va che qua c'è Matilde che sta galoppando felice qua, eh. Chissà, dovremmo mungerla un pochettino, eh. Mi manca il latte d'asina. E a lei mi sa che manca un asino. Infatti. Guarda, ne conosco tanti di asini, guarda. Anch'io. Boh, lascio qua il Mercedes qua di fianco sulla strada. Cioè, o meglio, lo lascio qua. Provo a usare un attimino la... Chi è che vuole provare la Scorpion, ragazzi? Oh, Vai pure. intanto dobbiamo fare una cosa, qua dobbiamo... Allora. Intanto mettiamo qua. Beh, tutti i Mercedes sto usando oggi, che bello. Allora, dobbiamo un attimo. Questo qua, se non ricordo male, ha il sistema dell'allungamento, se non Sì, e devi sbaglio. staccare qua. Ok, sì. Allora, intanto qua ci sono i fermi. Allora, tac, uno qui. Ok, di qua ho tolto Ah, io. ok, perfetto. Allora. Vado, provo. Si sta allungando? Sì. Boh, Perfetto. basta, basta. Basta? Ok. Ancora un po', ancora un po'. Ancora un po'. Forse almeno un po'. Sì, ancora.
Posto? Ok, così va bene. Perfetto. Allora, stacco. A posto? Sì, basta. Vai, scarica tu. Questa qui aveva, li poteva impostare la lunghezza di taglio, vero? Aspetta che guardo, sì. Cosa facciamo? 18 metri? 8 metri può andare bene, secondo voi? Ma Direi di sì. sì, si può fare anche. Là, ti stanno su 8 metri nel nostro. Sì, o sì, anche se è un CD trailer dovrebbe starci tutto, no? Sì, a occhio sì. eh. Allora, facciamo una cosa. Dunque, cominciamo da quello lì che era questo qua, che l'avevano segnato loro, che era questo qui, guarda. Questo qui dove sono io. Mi vedi? Ok, tiriamo giù questo qui. Questo qui, che è segnato già. Questo qua che c'è nell'angolo. E se non sbaglio, mi sembra che non ce ne sono più. Però io, sai, io toglierei, dobbiamo fare un po' di spazio. Io segnerei anche questo qua, ragazzi. Segnerei questo qua. Così almeno poi possiamo parcheggiare i mezzi qua, che dite? Va bene. Dai. Ok. Spostate i rimorchi allora qua, spostate il carrellone. Va Quindi bene. tagli te o... Vai, vai tu, taglia tu, vai Ok. tranquillo, io carico. Ok. E occhio che mi serve un po' di Vai, spazio, aspetta, ok. Portatelo lì vicino all'uscita il rimorchio, il Mercedes di Augusto. Di Augusto, di... Sì, di Augusto. E di Michael. Ce la fai, Emanuel? sì, devo stare un po' attento qua alle... Ai nastri. Vabbè ai nastri. che tanto comunque sti nastri qua. Sì, però... Se non li roviniamo è meglio che poi ci dicono su. Ti ho Infatti. rovinato tutto. Esatto. Ok. Peccato non poterla tenere più spesso sta. Questo mega macchinario. Guarda che lavoro! Mamma mia! Guarda, guarda. Vabbè, dai, ci tiriamo un po' i nastri. Fa niente. Ok. È troppo comodo così, ragazzi, troppo Ai comodo. tempi tuoi accetta. Accetta. Ci andava bene, cadevi dove volevi tu. Infatti, altro che dispositivi di protezione individuale. Va. Allora, Ah, guarda che il verricello l'hai messo proprio qua. ti dà fastidio? Lì? No, vedo se riesco a farlo cadere dall'altra parte. Facciamo una cosa, intanto io mi carico questi qua, se riesco. Ma che ti sposta il verricello, Emanuele? Aspetta, provo a vedere se riesco a farlo... Sì, riesco a farlo cadere di lato, quindi no, non dà fastidio. Ah, oh, va bene, va bene. Ok, vedo. Si può anche farlo ruotare la testa di taglio così... Allora... Vedi che strumenti che ci sono adesso, ruotare la testa di taglio. Mamma mia, ragazzi. Avete troppo comodo voi al mondo d'oggi. C'è la tecnologia, perché non sfruttarla? C'hai ragione anche te. Ai tuoi tempi, quando sono usciti i primi trattori. I primi trattori, quando c'erano i trattori che erano una novità, li usavate, no? Da noi era una novità il trattore con la cabina, ragazzi. Sembra, ma una volta non c'era mica la cabina, andavi... Scoperto. E poi eri in campo, si metteva a piovere e ti facevi la doccia. Mamma mia. Sì. Sono tante di quelle inzuppate, ragazzi, non avete neanche idea. Ma tu non ci hai mai raccontato niente del tuo passato, però.
Insomma, una volta c'era più collaborazione, no? Ti si dava una mano uno con l'altro. Adesso a tutti, ognuno per suo conto, se uno dà una mano a quell'altro, dopo, insomma, sì, tutti pensano per se stessi adesso, una volta. Vabbè, cosa devi fare? I tempi cambiano. Vedo bene anch'io. Ah, mi sta cadendo questo legno qua. Non è facile, ragazzi, qua non è che siamo tanto esperti qua con la legna. No, ma da quanto vedo quella pinza lì è fatta per prendere su più tronchi, non solo uno o due. Infatti, perché... Quindi prenderne pochi insieme è un po' scomoda. Io volevo un attimino portarmi avanti col lavoro, però... Mi sa che qua devo aspettare che mi fai una bella pigna qua. Mi fai una bella pila di tronchi. Dovresti fare una bella pila di tronchi, così almeno io me li posso caricare tranquillamente, Manuel. Allora, adesso quello che sto tagliando è l'ultimo di quelli segnati qua, che abbiamo visto. Se riesci a mettermeli tutti là in mezzo, mi faresti poi un gran favore, così almeno poi ce li portiamo via tutti. Zio, dammi una mano a selezionare qualche altro albero, va? Tipo questi qua, secondo me, che dici? Questo qua? Quello là sì, sicuramente, perché è qua proprio sul pendio. Perfetto. Anche quello di fianco, direi. Questo. Sì, ma questi qua, un po' tutti ha detto che sono pericolanti. Quindi... Sì, questi qua dove c'è il cordone. Aspetta che... Ok. Quindi... Attenzione anch'io, qualche uno. Questo qua, direi che va bene. Ok. Questo qua hai segnato, giusto? Sì. Sì, sì, questo qua, credo, è già mezzo su. Questo qui anche. Direi che possiamo, direi che va bene, dai. Vediamo un attimino come siamo messi col peso. Anche perché quello lì ha due assi, non so quanto che portata abbia. Come se consideriamo 9 tonne per assale. 9, 9, 18, 11 e mezzo sulla RAL. Siamo intorno neanche a 30. Siamo a 29. Un po' rischioso. Vabbè che abbiamo due assi qua, no? Quindi abbiamo due assi qua, quindi... No, forse questo qua forse li fa 32. 38 e mezzo. Questo qua forse li fa 38 e mezzo.